Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti quanti voi e con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, oggi Gesù dice: Io sono la risurrezione e la vita. Accostiamoci a Lui con fede per passare anche noi dalla morte alla vita. Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converte e viva, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, sei la risurrezione e la vita per chi crede in te e si affida alla tua parola. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, Spirito di vita, sei la remissione di tutti i peccati. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato. E con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe, vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme e diciamo: Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Profondo te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia suppliche. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero nel Signore. Spera l'anima mia. Tendo la tua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che alle sentinelle, all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attende al Signore, perché con il Signore la misericordia. E grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo
spirito e vita per la giustizia. Se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il vostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliare. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella. Di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro.
Allora i giudei che erano in casa con lei, consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere a sepolto. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda». Alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno a tutti e santa giornata. Stiamo celebrando la quinta domenica del tempo di Quaresima. Ci separano pochi giorni dalle festività pasquali. Ci separano pochi giorni dal vivere insieme anche da casa, ma lo vivremo insieme, il Triduo Pasquale, il centro di tutto l'anno liturgico, il centro è la fonte della nostra fede. Tutto nasce dalle ultime ore della vita di nostro Signore Gesù Cristo, dalla sua morte, dalla sua passione, morte e risurrezione. E allora possiamo vivere anche noi l'esperienza di questa rinascita, non solo nel giorno di Pasqua, ma soprattutto noi questa rinascita la possiamo vivere ogni domenica, nella quale si celebra la Pasqua del Signore. È il passaggio dalla morte alla vita. E noi, fratelli e sorelle, soprattutto per noi cristiani, non possiamo dare spazio alla morte, ma dobbiamo dare spazio alla vita, anche in questo tempo difficile. La vita, in un modo o nell'altro, vincerà e risorgerà, sempre. Perché colui che è morto sulla croce, il nostro Gesù, e che è disceso negli inferi della terra, ha distrutto la morte. E se la morte è distrutta, non può rialzarsi. Se la morte è distrutta, non può essere più forte della vita. È eliminata per sempre, con la risurrezione. Stiamo ascoltando in queste domeniche dei Vangeli, dove stiamo vivendo l'esperienza della liberazione. 2 domeniche fa abbiamo visto il dialogo di Gesù con la Samaritana. Domenica scorsa la guarigione del cieco nato. In questa domenica la risurrezione di Lazzaro. Una sottolineatura particolare. Vedete, il Signore nella sua vita terrena sente l'esigenza di avere, al di là degli apostoli, dei discepoli, un gruppo di amici. Il Signore aveva degli amici. Il Signore su questa terra
sente l'esigenza come uomo di vivere delle relazioni umane. Anche lui sente l'esigenza di avere un po' il cuore riscaldato dalla parola e dall'accoglienza, dalla comprensione di un amico. E quando il Signore voleva accoglienza, quando il Signore voleva un po' di riposo, voleva un po' di ristoro per il corpo, per l'anima, voleva una casa amica dove andare, lui sapeva bene dove andare. Andava a Betania, dove c'erano questi tre fratelli, Lazzaro, Marta e Maria. E più di una volta avevano accolto Gesù. Il Signore andava lì, raccontava tante storie, la sua missione, anche le ansie, le preoccupazioni, le incomprensioni da parte della gente. E questa famiglia cosa faceva? Gli metteva a disposizione una casa, gli preparava un pranzo, una cena, un letto per farlo riposare. E il Signore ci andava volentieri. E allora ecco, una prima riflessione in questa domenica. Possiamo far sì che le nostre case, che i nostri cuori possano diventare come questa casa di Betania, dove il Signore vuole venire ad abitare. Vedete, è inutile dirlo che la quarantena, per quanto diciamo ci stia facendo riscoprire la bellezza dello stare in famiglia, della condivisione di tante cose, per alcuni aspetti potrebbe essere anche un po' difficile, perché comunque ognuno ha esigenze diverse, convivere 24 ore su 24 non è facile. Però se io guardo con attenzione, ecco che in quella presenza, in quella persona, c'è la presenza di quel Dio che vuole riposare nella mia vita, allora tutto avrà un senso molto diverso. Il Signore riceve una notizia molto triste. L'amico Lazzaro è morto. C'è quasi una contestazione con i discepoli, i quali vogliono frenare Gesù perché stanno scappando dalla Giudea, perché Gesù lì in Giudea stava per essere ucciso e lui ci deve ritornare per risorgere Lazzaro. E i discepoli non sono d'accordo. Come, Signore? Noi stiamo scappando da lì perché ti stavano per ammazzare e adesso ci ritorniamo? C'è ancora l'incredulità, l'incomprensione giustificata da parte dei discepoli, i quali non riescono a capire quello che il Signore stava per dire. Alcuni segni, alcuni miracoli sono compiuti affinché altri possano credere. Possiamo comprendere che in questo il cuore dei discepoli, ahimè, era ancora lontano, era ancora distante da quella che era la risurrezione dei morti. Andiamo a risvegliare Lazzaro, tanto che Tommaso Didimo dirà in maniera anche un po' segreta, di nascosto da parte del maestro: andiamo a morire insieme con Gesù, andiamo verso fine certa, perché i giudei non lo vogliono e se lo vedono lo ammazzeranno sicuro e noi faremo la stessa fine insieme con lui. Questo veramente deve dirci tanto. Il Signore non conosce ostacoli. Lui dice: chi cammina di giorno non deve temere di inciampare, perché vede la strada. Chi cammina di notte può inciampare in un sasso e cadere e farsi male. Noi camminiamo nel giorno, quindi non dobbiamo aver paura. Fratelli e sorelle mie, noi che professiamo l'amore di Cristo tutte le domeniche, noi diciamo, non solo con le parole, ma lo spero anche nella vita: Gesù, ti amo, non dobbiamo aver paura, non dobbiamo temere, anche se questo tempo è difficile, non temere, non aver paura. Il Signore va, incurante del pericolo, va perché deve risvegliare Lazzaro. Gli vengono incontro le due sorelle, sofferenti, uccise dal dolore. Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Sei venuto tante volte in casa nostra, sei stato tante volte qui, perché proprio adesso hai tardato nel venire? Perché proprio adesso, Signore? Suppongo che questo sia stato il pensiero di ognuno di voi in questi giorni. È stato un po' anche il mio, fratelli e sorelle. Confesso un po' la mia fragilità. Prima di essere pastore sono uomo. Non sarei un buon pastore se non fossi uomo. Signore, ma se tu fossi stato qui, ma questo virus non sarebbe nemmeno entrato sulla faccia della terra. Signore, ma perché? Signore, ma perché tanta morte? Signore, ma perché tanta paura? Signore, perché tutto questo? Non è facile accoglierlo. Signore, non è facile seguirti. Signore, seguirti non è andarsi a fare una passeggiata nei boschi, ma veramente significa salire un calvario. È difficile, è difficile.
Il Signore ce lo dice, chi vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E prendere la croce non significa prendere la piuma di un uccello e portarsela sulle spalle, no, ma significa portarsi una croce tutti i giorni. Però in questa croce noi siamo uniti a Lui, siamo uniti alla sua sofferenza. Allora anche la sofferenza, anche il dolore, anche quello che non riusciamo a capire in questo momento, prima o poi riceverà un senso e riceverà una risposta. Gesù è turbato profondamente, sente, avverte la sofferenza e il dolore di queste sorelle e dei presenti e piange insieme con loro. Se noi soffriamo, fratelli e sorelle, il padre non gioisce. Se i figli soffrono, i genitori non ridono, ma piangono, soffrono, sono preoccupati insieme con i figli. Voi siete papà, siete mamme, lo potete dire meglio di me. Il pianto di Cristo in questo Vangelo ci vuole dire che Dio è profondamente solidale su quello che noi viviamo e piange e soffre insieme con noi, però dà carica e dà forza a quelle persone che in questo momento stanno lottando per dare un calcio a quel paese, a questa piaga che sta crocifiggendo il mondo intero. Pensate ai tanti medici, ai tanti scienziati che stanno studiando per trovare un vaccino, prove e controprove, per trovare una cura efficace. Pensate ai tanti infermieri, pensate alle forze dell'ordine che stanno cercando di contenere l'ordine pubblico, pensate ai potenti, ai politici del mondo che stanno cercando non solo di dare sicurezza alla popolazione, ma anche di donare dei sostegni economici, perché adesso molte persone che hanno difficoltà iniziano a sentire la fame per un sostegno che non c'è. Allora ecco che il mondo si sta impegnando per cercare di trovare dei sollievi per tanta gente che soffre. Il Signore è solidale e dà forza a chi deve dare forza. Lui va lì, vede questa pietra. Togliete questa pietra. Signore, ma è morto già da 4 giorni, cosa puoi fare? Dice alle sorelle, e lo dice anche ognuno di noi, ma tu credi che io sono la via, la risurrezione e la vita? Tu credi in me? Se crederai in me, vedrai la gloria di Dio. Sei convinto di questo? Sì, Signore. Tolsero la pietra. Un solo grido. Lazzaro, vieni fuori. Il Signore compie un miracolo. In mezzo alla puzza di putrefazione di questo cadavere. La grazia si stende sul peccato dell'umanità e la cura è la sana. Sentiamo forte il grido di Cristo in questa domenica, il quale vuole scaraventare via questa pietra, vuole spalancare le porte delle nostre case quanto prima, e quanto prima noi ascolteremo questo. Lazzaro, vieni fuori, famiglia di Dio, vieni fuori. Io dalle tenebre, quanto prima, ti riporto alla luce. Che il Signore continui ad essere la vostra forza. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morto, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera e chiediamo il dono dello Spirito, perché rinforzi noi la fede nella risurrezione e nella vita eterna. Diciamo insieme, donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi,
perché professino sempre con fedeltà la fede nella risurrezione e annuncino Gesù Cristo, mediatore, insieme, pienezza di tutta la rivelazione. Preghiamo, donaci, o Padre, il tuo spirito divino, per i laici impegnati nella politica e nel sociale, perché come Gesù, che si commosse profondamente davanti al dolore umano, portino conforto a chi vive nella sofferenza e nel disagio. Preghiamo, donaci, o Padre, il tuo spirito divino, per coloro che sono nella tribolazione e nel lutto, perché Cristo Signore, dei vivi e dei morti, li sostenga con la sua pace e li consoli con la speranza nella risurrezione. Preghiamo, donaci, o Padre, il tuo spirito divino, per noi qui riuniti, perché forti della fede nel Figlio di Dio, Signore della vita, diventiamo persone capaci di togliere le pietre della morte che contrastano la gioia e la speranza della risurrezione. Preghiamo, donaci, o Padre, il tuo spirito. Chiediamo al Padre tutti i governanti del mondo, affinché possano trovare e possano optare per delle scelte giuste e sagge, affinché ci possa essere un'equa distribuzione dei fondi per sopperire, ecco, al disagio di tante persone che stanno iniziando a gridare per la fame e per avere i beni di prima necessità, che lo Spirito Santo li possa eliminare. Affidiamo anche alla misericordia del Padre quelle tante vittime che hanno già lasciato questa terra al cielo a causa del coronavirus, perché il Signore ci aiuti attraverso di questo a non ripetere gli stessi errori. Accogli, o Padre, la nostra preghiera, estendi la tua misericordia su di noi e sui fratelli che in questo tempo si sono preparati ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, sì. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, sì. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu, che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, di cosa buona e giusta. E veramente, cosa buona e giusta, il nostro dovere è fonte di salvezza.
e rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro, Dio e Signore della vita, lo richiamò dalla sepoltura. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo nome. Il loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di loro. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Versato per voi e per tutti remissione dei peccati, fate questo in memoria di voi. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, Alfonso, Laura, Pasquale, Carmelo, Giuseppe, Angelo, Domenico, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Paolo, San Pio da Pietrelcina, San Giuseppe Moscati, San Michele Arcangelo, San Gerardo Maiella, San Luigi Gonzaga, San Camillo de Ellis, Santa Rita da Cascia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono aggrediti. E in Gesù, Cristo, tuo figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, questo Spirito che è Spirito di vita e non Spirito di morte. Sentiamoci richiamati alla vita, il Padre che richiamerà i figli alla luce. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria in esso. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. E con l'agnello di Dio, che toglie i peccati nel mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Se potete, dopo vedete anche sulla pagina di Facebook Ernesto Miele, perché ecco, adesso faremo tra poco la benedizione col Santissimo Sacramento, sarà incensato, e poi andremo fin fuori al santuario. Abbiamo il computer fisso, non possiamo muoverlo. E allora dalla pagina del santuario potete anche vedere dalla pagina Ernesto Miele. Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi, i tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo esempio e al suo sangue, al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Bene, fratelli e sorelle, prima di esporre Gesù per fare la benedizione sia fuori al sagrato e poi dopo nel rientro benedirvi con il Santissimo Sacramento, vi ricordo che questa sera l'appuntamento in via diretta Facebook sarà alle 18, ecco, per vivere insieme la Via Matris, la Via della Madre. Oggi è il giorno dedicato alla Beata Vergine Dolorata, e questa sera contempleremo i dolori di Maria Santissima. Quindi vivremo la Via della Madre, la contemplazione dei dolori della Beata Vergine Maria. E poi alle 19, sempre in via diretta, la Santa Messa con la stessa benedizione, sempre fuori e sagrato, e dopo anche per voi che state qui in video, in visione, ecco, per via diretta. Fratelli e sorelle mie,
Entriamo per la Campania nella settimana di picco. Quindi adesso deve essere proprio normativo, piantati con dei blocchi di cemento armato nelle case. Non vi muovete, non vi muovete, non vi muovete, non vi muovete. Girano delle vignette scherzose sul governatore De Luca, non devo avraga. Fratelli e sorelle mie, bisogna difendere la vita umana e atti responsabili, no? Fanno solo che male. Quindi mi raccomando, ve lo dico alla napoletana, statevi a casa, non vi muovete, state a casa, resistiamo. Da questa battaglia ne usciremo più maturi, più consapevoli di tante cose e sicuramente valorizzeremo tante piccole cose che avevamo tutti i giorni e che non sempre avevamo visto. Quindi ne varrà la pena, un po' di sacrificio. Resistiamo e andiamo avanti. Non vi muovete di casa. Chi può dia una mano agli anziani per spese di medicine, di alimenti, eccetera, ma non li facciamo uscire di casa. Anche noi solo per il minimo indispensabile. Ok? Quindi state a casa, non vi muovete. E adesso facciamo sì che il Signore ci possa benedire e possa, uniti al segno che ha vissuto il Santo Padre Francesco, venerdì sera in Piazza San Pietro, possa cancellare con la nostra preghiera questo male da questa terra. Fratelli e sorelle mie, chiediamo tanto, non smettiamo di chiedere. Chiediamo, chiediamo, chiediamo. Continuiamo a parlare con Dio. Sia lodato, ringraziato e benedetto il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e benedetto il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e benedetto il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Avanti a te ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore verso di lui. Avanti di gloria al nostro Redentore, davanti a te ci inchiniamo insieme. Yeah.
al nostro Re dei Re. Signore Gesù, siamo qui ai tuoi piedi e ti ringraziamo per il dono della tua presenza. Ti chiediamo di benedirci. Benedici il nostro paese, benedici le nostre famiglie, benedici l'Italia, il mondo intero, l'umanità. Benedici ognuno di noi. Cancella il male e la sofferenza dall'umanità. Donagli la gioia di rivedersi insieme, di riabbracciarsi e di donarsi di nuovo quella vita che tanto desideriamo. Dove tu sei, torna la vita, dove tu passi, fiorisce il deserto, dove tu parli, si rischia il cielo, e il mondo ancora, ma dove tu sei, dove tu sei, dove tu sei, torna la casa, dove tu passi, fiorisce il deserto. Dove tu guardi, thank you.
Lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Grande tu sei, Signore, e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Signore, lasciaci senza parole, cominciando da adesso. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto è il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Se guardo la luna, il cielo e le stelle che tu hai creato, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di onore e di gloria tu l'hai rivestito. Grazie Signore per averci creato. Grazie Signore per averci amato. Grazie Signore per averci creato. Grazie Signore per averci amato. Di te parlerò ai miei fratelli, il tuo nome io annuncerò,
in te io porrò la mia fiducia. O Signore, amante della vita, grazie Signore per averci creato. Grazie Signore per averci amato. Grazie Signore per averci creato. Grazie Signore per averci amato. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Grande tu sei, Signore, e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Bene, ecco, abbiamo cercato di far vedere anche al di fuori, purtroppo con una sola diretta, allora ho dovuto usare il mio telefonino. E non so se siete riusciti, ma mi sembra di sì. E niente, stasera alle 18, come ha detto Don Antonio, c'è la Via Matris, cioè pregheremo e rifletteremo sui dolori della Vergine Maria, i 7 dolori qui in santuario. E poi alle 19 ci sarà la Santa Messa e di nuovo stasera ci sarà la benedizione eucaristica fuori alle porte del santuario, e questo lo faremo fin quando la situazione è così, speriamo che vada sempre a calare di meno, lo faremo tutte le domeniche. Come ha detto già Don Antonio, è un momento molto difficile, specialmente questi giorni. Adesso ci vuole veramente la maturità di fede per dire: Signore, tutto dipende da me, tutto dipende da noi. Ama il prossimo come te stesso, fai agli altri quello che vuoi essere fatto tu. Voglio stare bene, voglio che la mia famiglia sta bene, se lo voglio per me, lo devo volere anche per l'altro, perché l'altro anche lui ragiona e deve ragionare così. Buon appetito, ci sentiamo. No, buon appetito no, perché che ore sono? No, che ore sono? Mezzogiorno. Allora aspettiamo insieme. Dobbiamo... Gessonata? Gessonata. Allora facciamo insieme l'Ave Maria e il sotto la tua protezione, e poi Don Antonio vi darà la benedizione. Sì, vabbè, quella per il pranzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, o Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me. Che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Signore, benedici noi e questo cibo che stiamo per prendere, provvedi per chi non ne ha, ti ringraziamo per chi ce l'ha preparato e fa che non manchi mai a nessuno. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Buon appetito.